Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Una produzione Radio Più Roma. Ciao, mi chiamo Anna Maria e sono una studentessa di 17 anni. Ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare l'anno scorso alla Via Crucis del Papa come rappresentante della mia parrocchia, i Santi Martiri di Luganda. Innanzitutto bisogna dire che la partecipazione non è stata del coro ma della parrocchia, per quanto naturalmente i rappresentanti siano stati in numero ristretto. Io mi sono occupata di leggere insieme ad altri 3 ragazzi non della mia parrocchia le preghiere dei bambini, mentre altri si sono occupati direttamente della funzione e altri ancora hanno potuto assistere proprio in Piazza San Pietro alla Via Crucis. Questa esperienza è stata sentita, molto sentita non solo da noi partecipanti diretti, ma dall'intera parrocchia. Quindi è stato un impegno dell'intera comunità che ci ha appoggiato e che ha fatto il tifo per noi dai salotti delle loro case. È stata un'esperienza sicuramente bellissima. Sapere che la propria voce rimbomba all'interno di una piazza così grande e che ci sono così tante persone ad ascoltarti è un'esperienza unica. Ancora più unico il fatto di ritrovarsi a fare un qualcosa di così importante e così grande, che non ha un peso solo per te, ma per tutta la tua comunità e per molte altre comunità. Per di più, farlo leggendo le preghiere dei bambini a cui Papa Francesco ha dedicato la scorsa Via Crucis è un qualcosa di non solo estremamente dolce, ma di estremamente sentimentale, estremamente profondo. Nella nostra parrocchia diamo una grande importanza ai bambini e alla loro presenza durante le cerimonie e durante la messa. Quindi è un qualcosa di molto sentito e molto importante. È stata sicuramente un'esperienza bellissima e penso di poter parlare a nome anche degli altri ragazzi che hanno potuto partecipare. Sicuramente un'esperienza irripetibile, molto sentita, che rimarrà nei nostri cuori, senza dubbio.